anni si sta assistendo al proliferare intorno a noi di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, che rendono possibile la produzione di energia elettrica pulita, a partire da fonti rinnovabili quali sole e vento. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni da gas serra e quindi a preservare l'ambiente circostante. D'altra parte, i media riportano con sempre maggiore frequenza come il fabbisogno energetico in alcuni giorni sia quasi interamente coperto dagli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili in alcuni paesi europei. Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo e in parte Italia. Sebbene l'energia prodotta da fonti rinnovabili abbia un impatto positivo in termini ambientali, la sfida principale è quella dell'intermittenza delle fonti stesse, le quali, per la loro natura, non sono programmabili. Spesso la capacità di generazione energetica non è temporalmente allineata ai consumi. Basti pensare che i principali consumi invernali si hanno nelle ore pomeridiane, quando ormai il sole è tramontato. Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli impianti rinnovabili sono ubicati in aree rurali, lontane dai consumatori finali di energia. E quindi, in alcuni casi, non tutta l'energia producibile in alcune ore del giorno, prendete ad esempio quando il sole è a picco, può essere trasportata dove c'è necessità di consumo, a causa del fatto che le reti di distribuzione e di trasporto di energia elettrica hanno una capacità limitata. L'Italia offre un esempio significativo a tal proposito, laddove la maggior parte degli impianti fotovoltaici si trova nel meridione, mentre la maggior parte dei consumi, impianti industriali, si trova nelle regioni settentrionali. Ecco perché, ad esempio, vi sarà capitato di chiedervi perché in una giornata ventosa alcune pale eoliche sono ferme. La rete elettrica non è in grado di trasportare. Come allora affrontare le sfide derivanti dalla crescente incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili, spesso intermittente e con scarso allineamento spaziale e temporale con i consumatori di energia? Questa è la domanda a cui sta provando a rispondere il progetto di ricerca INGRID, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il 7° Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico e sviluppato da un consorzio di 8 partner provenienti da Belgio, Francia, Italia e Spagna. Di conseguenza, la sfida principale è quella di identificare quelle soluzioni più promettenti per sfruttare al massimo gli investimenti che tutti noi cittadini abbiamo sostenuto per un'energia più pulita. I sistemi di accumulo di energia, storage, rappresentano senz'altro ad oggi una soluzione dalle ottime potenzialità a medio termine, anche se i costi sono al momento elevati e non ne giustificano un'adozione su larga scala. Il progetto INGRID sta ultimando la realizzazione di un impianto pilota dimostrativo di storage a idrogeno solido, situato a Troia, in provincia di Foggia, in Puglia, regione leader in Italia nella produzione di energia da fonte eolica e solare, con l'obiettivo di dimostrare in quali condizioni regolamentari, di mercato e con quali politiche ottimali di gestione e di controllo, lo storage a idrogeno può diventare economicamente vantaggioso. In tale impianto, il surplus di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non localmente consumata o non temporaneamente trasportabile viene utilizzato per alimentare un elettrolizzatore di grossa taglia che produce idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua. L'idrogeno prodotto viene poi catturato e conservato sotto forma di un sale, idruro di magnesio, che si presenta nella forma di spugne porose e modulari. Successivamente, l'idrogeno può essere direttamente trasportato allo stato solido ed estratto dalla spugna che lo ospita e quindi offerto ad utenti industriali. Oppure può essere utilizzato come combustibile a zero emissioni a supporto della mobilità. Oppure l'idrogeno accumulato può essere immesso in una vicina rete di gas. In alternativa, quando le condizioni di carico della rete lo consentono, una cella a combustibile consente di realizzare il passaggio inverso da idrogeno ad energia elettrica e quindi di offrire servizi a valore aggiunto al distributore di energia elettrica, finalizzati ad assicurare una maggiore stabilità e capacità di integrazione di energia da fonti rinnovabili. Grazie ai risultati di INGRID verrà svelato il ruolo fondamentale delle tecnologie basate sull'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle rinnovabili e di una visione maggiormente sistemica e collaborativa delle reti energetiche, elettricità, gas, in cui, più che l'efficienza della singola rete o vettore energetico, l'obiettivo diviene la decarbonizzazione della catena del valore dell'energia.